Di nuovo insieme a SOS Arezzo TV, caro Beppe Marconi, siamo rimasti a Palazzo del Pero, anche sempre con Daniele qui residente, ciao, che ci sta facendo fare un tour un po' del degrado, sì. No? Perché cominciamo da questa che dovrebbe essere una pista di pattinaggio. Una pista di pattinaggio, questa qui è stata costruita 20 anni fa, penso, anche più, come pista di pattinaggio. Fondamentalmente io non ci ho mai visto pattinare nessuno. È stato fatto l'opera, un anno dopo era già in condizioni disastrose, quindi inutilizzata. Veniva usata solo durante il periodo della vecchia festa del fungo, dove ci facevano una sala da ballo. Finita la festa del fungo, finito tutto, questo abbandono totale, si sfascia tutto, non è possibile venirci a giocare. Vedete, ecco, lì c'è un pallone di qualcuno che ha provato a giocare, avrà perso anche il pallone. E niente, questo qui più volte sollecitati e più volte ignorati, sì. Quindi sono tanti anni che è stato così. Sì, 20 anni che è così. No, è veramente parosa, guarda lungo il fiume, lungo... Sì, andiamo a vedere perché però questo ecco, è un piccolo spaccato. No, fatiscente. Questa è pericolosa, questa non è fatiscente, questa è pericolosa. E ora vi faccio vedere perché è pericolosa. Questa è una struttura, qui siamo a ridosso della neanche più nuova palestra, insomma la palestra che eravamo stati qui, ti ricordi, quando non la utilizzavano. Sì. E questi qui erano dei gazebi sempre utilizzati durante la festa, che poi sono stati lasciati così. Ora io vi faccio vedere qui dietro, voi venite qua dietro e ditemi voi se questa non è una situazione pericolosa. Ecco qua. Ah sì, qui cade tutto. Se io tolgo, se un bambino viene qui e tocca questi bastoni, che succede? Questi pali, che succede? Cade tutto giù, sì, gli viene addosso. E poi dopo chi si va a cercare? Ma qui c'era un comitato che gestiva la festa. Penso che non esista più, che era l'associazione Palazzo del Pero, che non esiste più. L'associazione Palazzo del Pero, al momento in cui si è sciolto, doveva sistemare tutto, non poteva lasciare così. Ma sicuramente era molto più facile lasciare così. Lo so. E qua c'è il capolavoro del degrado, sì, perché sì. C'è questo cartello del comune. Sì, che dice che non ci si può venire con le macchine, ma come vedete qui... C'è un passaggio, si vede che sicuramente qualcuno ha da fare qualcosa qui, qualche divertimento. E poi sempre parco del comune, gestito dal comune, e vedete qua. E questo è tenuto bene. Tenuto bene, erba alta, buche, cinghiali, e poi praticamente lasciato a discarica. Qui sono anni e anni e anni che c'è questo ferraccio, quindi qui non è possibile farci niente, non ci puoi portare figlioli a giocare, non ci puoi fare niente, è una zona occupata così da questo ferraccio. Anche qui molte volte, anche le precedenti amministrazioni, segnalato questo problema, non ha mai fatto niente nessuno. L'unica cosa che siamo riusciti a fare è a togliere un po' di immondizia da lì, dall'angolo del campo da tennis, che andai io personalmente all'assessorato dello sport a chiedere di rimuoverlo, perché era pericoloso anche per chi giocava lì dentro a tennis, quindi tolsero un po' di roba. Ecco, quindi è obbligatorio tenere i cani, importante tenere i cani al guinzaglio, e tenere i cani a 15 metri di distanza dai giochi per bambini, vietato circolare con veicoli, fare attività che arrechino disturbo. Sì, però e raccogliere le deiezioni, perché è importante, perché qui chiaramente essendo tutto pulito così, bisogna pulire, perché un cane se no fa un danno. È un po' spaventoso per questa situazione. Davvero, è impensabile che possa essere da 20 anni una cosa del genere, e non si sia obbligato a coloro i quali hanno fatto questo, perché se si sa che l'hanno fatto, è veramente impensabile non aver fatto ripulire tutto così come si deve. Ma dopo il Palazzo del Pero, che sarebbe il polmone della provincia d'Arezzo, no? Polmone, eccoci qua. Possiamo però fare una valutazione da cittadini. La situazione è peggiorata con l'amministrazione Chinelli o è in continuità con quello che c'è? Secondo me, per quanto riguarda la situazione questa qui attuale, è sempre uguale, non è successo niente. Ripeto, qui nessuno ha fatto niente in questo posto qua, quindi vicino alla palestra. Il verde pubblico, secondo me, è peggiorato. Prima la tagliavano di più, soprattutto quando c'era circoscrizione, ma anche dopo era tagliato. Adesso noi abbiamo due tagli l'anno. E non sono abbastanza, due tagli all'anno non sono abbastanza qui a Palazzo del Pero. Giardino lo sai. Noi siamo venuti qui per questa palestra paio d'anni fa. Sì. Due volte. C'era questa situazione? Oppure c'era? Non l'abbiamo vista. C'è sempre, da quando è finita la festa del fungo che è così qui. Insomma, faremo vedere queste immagini magari al vice sindaco, Sì. Faremo vedere le immagini al vice sindaco e gli diciamo... Che succede? Che facciamo?
Beh, fai vedere le immagini in televisione, intanto forse anche qualche altro oltre al comune potrebbe vedere certe cose, sì. Non lo so, c'è anche qualche altro ente che sovraintende a tutte queste problematiche. Ma non so, in questo caso siamo lungo un fiume, la forestale, lo so, potrebbe intervenire. In questo caso sono sensibili, i carabinieri forestali sono sensibili ai rifiuti abbandonati. Esatto, perché questa è una situazione veramente, veramente illogico. Poi siamo accanto a una palestra, in mezzo ad un paese, in un parco pubblico, in una situazione del genere. Quello fa veramente schifo. Ma il problema è quello là che è veramente pericoloso. Se un ragazzo va là e toglie i pali, gli va tutto in testa, si ammazza, va sotto la catasta di legna. Beh, io che si possa lasciare questi pericoli così e che nessuno, se denunciati, possa intervenire, mi sembra veramente illogico. Perché a questo punto io, se fossi cittadino, farei anche la petizione scritta, una comunicazione scritta al Comune d'Arezzo, perché nel caso in cui succeda qualcosa qualcuno poi si prenderà le sue responsabilità. Perché non dicano che poi non lo sapevano, esatto. Capito? Daniele, grazie, torneremo sicuramente a occuparcene anche dopo la risposta che ci darà, se ce la darà, il vice sindaco. Ci vediamo domani.